Benvenuti a tutti, riprendiamo le nostre attività di quest'anno con questo incontro su identificare e descrivere gli item di interesse bibliografico, quindi articoli, monografie, autori e quant'altro. Iniziamo con Alessandra e Tania e approfitto per ricordarvi i prossimi incontri. Ci sarà la working hour su quello che vedremo oggi, il 27 gennaio prossimo. A seguire due incontri, uno teorico e sempre uno pratico, il 17 febbraio e il 3 marzo su Quick Statements, che è uno strumento molto utile che serve a caricare grandi quantità di dati su Wikidata, a partire da una struttura che poi verrà spiegata, e poi ci sarà il 18 marzo un laboratorio di Mix and Match, un altro strumento molto utile per caricare i cataloghi. A questo punto passo la parola a Tania e poi a Alessandra e auguro tutti un buon lavoro. Ok, grazie mille Carlo. Allora, inizio condividendo lo schermo. Ok. Questo lo iconizzo. Ok. Vedete il mio schermo? Sì? Sì, si vede. Ok, perfetto. Allora, quindi di cosa parliamo oggi insieme? Parliamo di come inserire elementi di natura bibliografica, relativi dunque a risorse bibliografiche in Wikidata. Parleremo di cosa? Di monografie, quindi del Wikiproject Books, parleremo di pubblicazioni periodiche, essenzialmente. Questo webinar, questo incontro è rivolto agli utenti che stanno seguendo il corso base. Lo dico perché per tutti gli utenti che hanno già dimestichezza con Wikidata, che hanno già inserito alcuni elementi di questo tipo in Wikidata, alcune informazioni ovviamente saranno ovvie. Partiamo quindi dicendo cosa? Dicendo che attualmente più del 40% degli item che troviamo in Wikidata si riferiscono a fonti, si riferiscono a risorse bibliografiche. E questo è un dato che sicuramente ci deve stupire, ci stupisce, perché se in Wikidata noi possiamo creare elementi per qualsiasi cosa, è chiaro che avere un 43%, gli ultimi dati sono quelli di giugno del 2021, un 43% di elementi bibliografici è di certo una cifra importante. E gran parte di questo lavoro è un lavoro che viene fatto da tutti i volontari, ognuno di noi che inserisce in Wikidata item di natura bibliografica, partecipa appunto a questa vasta iniziativa internazionale che è Wikisite, che non si può non citare. Wikisite è un'iniziativa che a livello internazionale appunto raccoglie volontari che intendono costruire un database di citazioni bibliografiche di qualità in linked open data utilizzando proprio l'infrastruttura di Wikidata. Il sito di riferimento di Wikisite è questo e qui vediamo le statistiche appunto per farvi vedere i dati, le percentuali di cui vi ho parlato. Queste percentuali si riferiscono, come viene spiegato qui, alle pubblicazioni, a tutte le sottoclassi di pubblicazioni e di articolo e quindi si va dai numeri esigui del 2014 fino al giugno del 2021, scorro velocemente per arrivare ad un 43%, e qui vedete le curve come sono aumentate in maniera molto decisa negli ultimi anni. Qui parliamo di item relativi a pubblicazioni, e qui di citazioni non è molto ben spiegato, ma credo si riferiscono a tutti gli articoli e le pubblicazioni che sono citate come sono collegate alle pubblicazioni con la proprietà cita. Come vi farà vedere Alessandra, per esempio, per ogni articolo di periodico io posso inserire la proprietà cita e andare dunque ad elencare tutti gli articoli che sono citati in quella pubblicazione. Ma andiamo avanti, andiamo nel concreto e vediamo quali sono le proprietà, come scegliere le giuste proprietà. Io parlerò essenzialmente di monografie.
di libri e per farlo partirò dal progetto Wiki Project Books. Cos'è un Wiki Project? È un progetto in cui appunto i volontari di Wikidata, che sono accomunati da uno stesso interesse rispetto ad un determinato settore della conoscenza umana, possiamo dire, si uniscono per creare un dataset che è possibile utilizzare per descrivere in Wikidata appunto elementi relativi a quel ramo della conoscenza, nel nostro caso appunto books, dunque libri. È dunque uno spazio in cui si vanno a delineare, ad indicare, a definire quali sono le proprietà più idonee per la creazione di questi item, ma sono anche luoghi, ecco qui, ottimo, ah, perfetto, sono anche luoghi di discussione. Infatti, come vedremo un po' lenta la linea, speriamo di riuscirci. Come vedremo nel Wiki Project Books, vi è una pagina appunto che è questa principale e poi vi è anche un'altra ampia pagina di discussione, la trovate molto ricca e molto fornita, soprattutto nella parte inglese, in cui appunto gli utenti, ma anche appunto utenti come noi, possiamo intervenire in discussioni e in confronti su appunto questa proprietà non mi sembra opportuna per descrivere il manoscritto, è meglio utilizzare questa proprietà rispetto a quest'altra. Dunque è un vivace luogo di discussione e di scambio. Andiamo dunque a vedere quali sono le proprietà bibliografiche che il Wiki Project Books ci consiglia di utilizzare nel momento in cui vogliamo andare a descrivere una monografia. Partiamo da un presupposto. Gli utenti del Wiki Project Books dicono di rifarsi, di essersi rifatti nella descrizione, nella costruzione di questo data model FRBR, che come sappiamo individua quattro livelli per quello che concerne le opere della produzione artistica intellettuale. Dunque il work, l'opera, intesa come concettualizzazione ancora astratta dell'opera così come nella mente del suo autore. Espressione, dunque l'opera espressa in una forma espressiva che può essere scritta, orale, una canzone, una rappresentazione teatrale, un quadro, eccetera. Una manifestazione, dunque la manifestazione fisica, poi pratica, la manifestazione così come l'espressione appunto si manifesta, è un item, dunque nel nostro caso possiamo pensare alla singola copia del libro. In realtà però gli utenti del Wiki Project Books si sono resi conto che questi quattro livelli non erano tutti e quattro indispensabili, tutti e quattro necessari nella descrizione dei libri, delle monografie in Wikidata. E questo essenzialmente perché? Perché in una fase primordiale Wikidata serviva appunto a raccogliere i dati strutturati. Per esempio, dei libri che hanno una voce enciclopedica in Wikipedia. E quindi, nel momento in cui scrivo una voce, enciclopedica in Wikipedia di un libro, mi riferirò all'opera, al work, dunque. Dunque, questo è sicuramente il primo livello che, devo tenere in considerazione. Poi, quali sono gli altri modi in cui utilizzo le risorse bibliografiche nei progetti Wikimedia, per esempio Wikipedia o Wikisource, le edizioni. Scrivo una voce enciclopedica in Wikipedia, inserisco una nota bibliografica e nella nota bibliografica indico la mia fonte, quella fonte sarà un'edizione. Quindi il secondo livello importante nel data model di Wikidata è appunto l'edizione. L'edizione è quella che per esempio troviamo anche in Wikisource, viene pubblicata anche in Wikisource per essere trascritta. Avrò poi nei progetti Wikimedia ancora, utilizzerò ancora delle singole copie di un libro, per esempio nel momento in cui pubblico in Commons le immagini della digitalizzazione di una singola copia di un libro e anche essa dovrà essere descritta dunque attraverso i suoi dati strutturati in Wikidata. Dunque, essenzialmente possiamo dire che in Wikidata, più che rifarci a FRBR, ci rifacciamo forse in maniera più vicina a BibFrame, quindi in cui abbiamo una opera, una istanza che per noi è l'edizione e un item.
quindi la singola copia del libro. Ok, per tornare al Wiki Project Books vado qui. Ok. Andiamo a vedere quindi adesso nello specifico quali sono le proprietà che ci vengono indicate per descrivere, per esempio, il nostro primo livello, dunque l'opera. Allora, queste tabelle che ci vengono messe a disposizione sono particolarmente preziose perché abbiamo ovviamente un elenco dettagliato di tutte le proprietà che possiamo utilizzare, il modo in cui utilizzarle, degli esempi più o meno centrati, e poi soprattutto questa colonna particolarmente importante, l'inversa, che ci dice quali proprietà sono inverse e vedremo poi questo cosa significa e perché è importante. Allora, quando parliamo di opera, la prima istanza, ovviamente la nostra P31 sarà istanza di opera scritta. Quindi non istanza di edizione, non istanza di singola copia di un libro, ma istanza di opera scritta. Avremo poi un titolo, sempre nella lingua originale, un sottotitolo, avremo ovviamente un autore, P50, un possibile autore, un collaboratore, un curatore editoriale, che io non ho mai avuto modo di utilizzare questa proprietà nel momento in cui si descrive un'opera. È importante però sottolineare come, per esempio, nel momento in cui vado a descrivere un'opera in Wikidata, non utilizzerò le proprietà editore, luogo di pubblicazione, data di pubblicazione, perché queste sono proprietà che vanno inserite nel livello secondo, quindi nel momento in cui andiamo a descrivere un'edizione, perché un'opera, essendo ancora una concettualizzazione, diciamo, astratta, non avrà ancora questi tipi di informazioni, questi tipi di dati. Quello che possiamo inserire, che molte volte viene inserito, è data di fondazione o di creazione. Quando abbiamo la notizia dell'anno, del momento in cui l'opera è stata ideata, è stata creata, e molte volte gli utenti inseriscono, utilizzano questa proprietà inserendo la data della prima edizione dell'opera. Ancora possiamo descrivere, arricchire la descrizione della nostra opera, per esempio indicando il movimento culturale, letterario, artistico, filosofico associato all'elemento. Edita in, una proprietà particolarmente importante, la P747, perché ci permette di associare, di collegare l'opera con tutte le sue varie edizioni. E altrettanto importante la proprietà inversa, edizione traduzione di, che dunque al contrario mi va a collegare tutte le edizioni di un'opera con l'opera stessa. Possiamo inserire la proprietà formato dell'opera, romanzo per esempio, il genere a cui appartiene, l'argomento principale, una sorta di soggettazione, possiamo chiamarla così, anche se ovviamente è una soggettazione molto semplice, fatta per parole chiave. Il premio ricevuto, tutte queste proprietà preceduto, seguito e serie che vanno ad inserire l'opera appunto in una serie, se essa è stata, se essa vi appartiene, basato su e ispirato da, quindi permette di collegare un'opera, per esempio, qui viene fatto l'esempio di Orgoglio e Pregiudizio Zombie, che sembrerebbe essere basato su Orgoglio e Pregiudizio. E la proprietà inversa è appunto opera derivata. I personaggi, particolarmente interessante la possibilità di andare a descrivere l'opera, collegandola anche ai diversi personaggi che, sono i protagonisti dell'opera stessa. Ciò presuppone ovviamente il fatto che io abbia creato precedentemente un item relativo ai diversi personaggi, così come l'ambientazione geografica. Particolarmente interessante questa proprietà perché ci permette di poi andare a fare delle query, a chiedere a Wikidata, appunto al nostro dataset, tutte le opere che sono state ambientate in quella determinata regione, in quel determinato paese. Possiamo ancora aggiungere un'immagine quando essa è presente su Commons. Condizione della fonte, questo è un qualificatore che può essere utilizzato nelle varie proprietà. E poi abbiamo le classificazioni, sia la DUI che la Library of Congress possono essere inserite e tutti i vari identificatori relativi ad un'opera. Vediamo un esempio di un'opera che è posta appunto già nella tabella, L'étranger di Camus. Vedete come nell'etichetta viene posta in lingua originale e questa è,
secondo me, il modo più corretto di farlo, appunto. Nella descrizione viene immediatamente chiarito che si tratta dell'opera, appunto perché la descrizione è il romanzo scritto da Albert Camus. Se fosse stata un'edizione, come vedremo più tardi, fra poco, avremmo inserito probabilmente l'editore, il nome dell'editore e l'anno di pubblicazione, per esempio, per permettere anche nel momento in cui viene effettuata la ricerca, qui nella barra di ricerca, di comprendere immediatamente quale item si sta aprendo, quindi in questo caso l'item dell'opera. Andiamo a vedere dunque le varie, brevemente, le varie istanze. Appunto, abbiamo detto la prima istanza è istanza di opera scritta. Abbiamo dei riferimenti per questa istanza. Il primo riferimento è Wikipedia in inglese, che potremo a questo punto anche eliminare, perché poi abbiamo altri due riferimenti che sono sia il catalogo della Biblioteca Nazionale di Svezia e sia Data BNF, dunque il dataset del catalogo nazionale della Biblioteca Nazionale di Spagna. E infatti le tranche di Camus in Data BNF ha una propria scheda, un proprio identificativo, e proprio da questa scheda abbiamo tratto la maggior parte delle informazioni che sono presenti, riportate poi nell'item di Wikidata, per esempio l'autore ovviamente, il titolo in lingua originale, la data dell'opera, però fate caso a questa nota che poi appunto rivedremo perché l'abbiamo inserita appunto nell'item. Quindi la prima istanza di opera scritta, abbiamo preso un'immagine da Commons, credo sia probabilmente proprio quella della prima edizione del 1942 di Gallimard. Abbiamo una data di fondazione o di creazione e vedete qui sono riportati due valori, giugno 1942 e maggio 1940. I riferimenti sono questi, quindi la Library of Congress è sempre data BNF e vedete come questo valore, maggio 1940, è stato riportato, segnalato come classificato preferito, perché in effetti io in data BNF trovo questa nota che mi dice che il romanzo è stato completato nel 1940, ma pubblicato nel giugno del 1942. Quindi ho prima di tutto il riferimento delle date precise, quindi maggio 1940 e giugno 1942, ma anche l'informazione che l'opera è stata creata, in effetti, o almeno completata nel 1940, mentre la data del 42 è la data della prima edizione. Il titolo, appunto, in lingua originale, i riferimenti sono sempre questi. Le opere derivate, sicuramente ve ne saranno altre. Qui sono state indicate due opere derivate che sono due film. La serie a cui appartiene il ciclo dell'assurdo, di cui è il primo, la prima opera, è seguito dal mito di Sisifo, è preceduto dal mito di Sisifo, e qui ci sarà un errore perché non può essere preceduto da. È seguito dal malinteso, quindi si dovrebbe andare a modificare qui. Queste bandierine cosa indicano? Indicano che anche il mito di Sisifo e anche il malinteso dovrebbero avere la proprietà inversa, quindi dovrebbero essere legate alle trangé in questa serie. Il genere a cui appartiene è un romanzo filosofico, portato da Wikipedia in spagnolo, qui andrebbe sicuramente posta anche un altro riferimento e fa parte della letteratura dell'assurdo di cui Camus è il maggiore esponente. Edita in, la famosa P747 che ci collega l'opera all'edizione, questa è la prima edizione, adesso la vedremo, l'autore, il paese di origine, la lingua dell'opera, il narratore, quindi ho creato l'item di Meursault e l'ho inserito come narratore. Il premio ricevuto e poi vedete i vari personaggi. La classificazione decimale Dewey che è presa da questo è ricavata e il cui riferimento è questo strumento di OCLC per la classificazione, così come la classificazione della Library of Congress. E poi vi sono tutti i vari identificatori. Notiamo come è stato inserito questo identificativo di SBN, anche se è stato posto il qualificatore che appunto questa proprietà non va bene per questo tipo di
di item, appunto perché ci stiamo riferendo ad un'opera e non ad un'edizione, per esempio. Andiamo a vedere ora quali sono le proprietà più importanti nel momento in cui andiamo a descrivere un'edizione, e per farlo apro questo item, appunto l'edizione che viene indicata come edizione delle Tragedie Camus, dell'opera Tragedie Camus. Qui è stata inserita solo questa edizione. Ovviamente potremmo creare altri item per tutte le edizioni delle Tragedie Camus. Vediamo come qui il titolo è posto sempre in lingua originale e viene inserito in descrizione l'editore e l'anno di pubblicazione. Questo secondo me è utile perché, come dicevo prima, aprendolo o anche dalla ricerca, qui dalla barra di ricerca, posso immediatamente capire che mi riferisco ad un'edizione. Abbiamo istanza di edizione e questa informazione l'ho desunta dal catalogo della Biblioteca Nazionale di Francia, da cui ho consultato la scheda catalografica di questa edizione dell'Étranger. È un'edizione o traduzione di L'Étranger, quindi con questa proprietà riesco a collegare la mia edizione con l'opera. L'autore Albert Camus, credo che il riferimento sia sempre lo stesso. Ecco, nell'edizione posso sicuramente inserire queste informazioni: editore, luogo di pubblicazione, data di pubblicazione. Il riferimento è sempre alla Biblioteca Nazionale di Francia. La data di pubblicazione è 1942 e ho un classificato sfavorito nel 19 maggio del 1942, probabilmente perché ancora non abbiamo trovato una fonte che mi dice esattamente che la prima edizione è esattamente del 19 maggio. I vari identificativi che trovo qui sotto, vi sono solo questi due. Sono stati inseriti per il momento solo questi due. Andiamo a vedere il terzo livello, quindi andiamo a rivedere la nostra tabella per vedere appunto a che punto siamo. Abbiamo visto le proprietà per l'opera, abbiamo visto quelle per l'edizione. Quello che non abbiamo ritrovato nella nostra edizione delle Tragedie Camus è il traduttore, il curatore editoriale, l'illustratore, l'autore della prefazione e della postfazione. Sono tutte altre informazioni che potremmo andare ad inserire ed arricchire appunto il nostro item e la nostra rete, i nostri collegamenti. Potremmo inserire questa proprietà collezione per indicare che la mia edizione è conservata presso nella collezione di un museo, di una biblioteca, di un fondo speciale, di una collezione speciale. Tutti i vari identificatori che posso aggiungere sono questi. E poi andiamo a livello item, a livello singola copia di un libro. E qui il Wikiproject Books ci dice chiaramente che devo creare la singola copia di un libro essenzialmente quando questa singola copia di un libro è rilevante per qualche motivo. Un esempio molto bello che qui viene riportato è questo, la Bibbia di Lincoln. È particolarmente ben riuscito questo esempio perché a istanza di singola copia di un libro, all'immagine, al luogo in cui è conservata, dunque la Biblioteca del Congresso, il riferimento è proprio il sito della Library of Congress, è possibile indicare il proprietario, quindi prima Abramo Lincoln e poi la Biblioteca del Congresso. Probabilmente qui potremmo inserire anche dei qualificatori per indicare il tempo, quindi fino a che data il proprietario è stato Abramo Lincoln, quando è entrata nella collezione della Biblioteca del Congresso, il titolo originale, il fatto che sia un esemplare della Bibbia di Re Giacomo, l'editore, il luogo di pubblicazione, ma soprattutto quello che per me è particolarmente interessante è il fatto che io posso collegare questa copia con l'evento chiave che l'ha resa famosa, quindi il primo insediamento di Abramo Lincoln. Questa edizione, mi sembra che questa Bibbia poi sia stata usata anche nel giuramento di Obama, quindi potrebbe essere inserito, ovviamente trovandone il riferimento. È stato possibile perché è stato creato l'item appunto anche per questo evento, il primo insediamento di Abramo Lincoln. Vi sono delle descrizioni poi relative alle caratteristiche fisiche, quindi il numero di pagine, ovviamente la collezione a cui appartiene, il numero di inventario, anche l'altezza.
è digitalizzata, quindi il testo completo è disponibile a questo indirizzo e vi è solo questo identificativo. Ok, quindi questo è per quanto riguarda la singola copia di un libro. Andiamo a vedere adesso le proprietà relative invece ai manoscritti, che sono un terreno un po' più complesso, sicuramente per chi parla, e ma che ultimamente, negli ultimi anni in Wikidata, stanno, insomma, si sta studiando davvero tantissimo su come descrivere nella maniera più appropriata possibile i manoscritti, gli incunaboli, quindi in generale il libro antico. E sono tanti i progetti di importanti biblioteche nazionali che si stanno dedicando a questa causa. E nelle discussioni del Wiki Project Books trovate appunto delle discussioni su questo punto. Il Wiki Project Books cosa ci dice? Ci dice che i manoscritti sono singole copie di un'opera letteraria, quindi non sono di per sé un'opera letteraria. Ogni manoscritto avrà istanza di manoscritto, manoscritto miniato, codice, palinsesto, eccetera. È possibile indicare il materiale usato, è possibile indicare il genere. In generale, quindi, il manoscritto avrà istanza di, per esempio, manoscritto, ma sarà un esemplare di, e sarà collegato all'opera di cui è una singola copia. È possibile indicare il genere, dunque il materiale usato, la collezione presso cui è conservato, numero di inventario, codice di catalogo, il luogo anche in cui è conservato, in questo caso il codice di Berlino viene collocato nel luogo Isola dei Musei di Berlino, descritto nell'URL, testo disponibile all'indirizzo, il copista, l'illustratore, il committente, luogo di produzione. E davvero questa tabella si è arricchita molto negli ultimi tempi, negli ultimi mesi. Possiamo vedere un esempio. Allora, vediamo quello che avevo individuato e che volevo aprirvi. Eccolo qui. Questo manoscritto Shahnama del sultano Ibrahim è un manoscritto conservato presso la Bodleian Library di Oxford. Qui vedete questa visualizzazione, perché io ho attivato nel mio CommonJS, potete farlo tutti, uno script che vi permette di aprire, di aprire questo visualizzatore Mirador. Nel momento in cui apro un item che ha questa proprietà, ve la faccio vedere, questa proprietà, manifesto IIIF, questo significa che questo libro è stato digitalizzato, pubblicato in una biblioteca digitale che utilizza lo standard IIIF, e quindi per me è possibile, ma per voi tutti è possibile, se attivate questo script, avere questa meraviglia qui. Quindi nell'item di Wikidata poter vedere questo con questo tipo di risoluzione. Andiamo a vedere sotto come è stato descritto questo manoscritto. È un manoscritto miniato, in riferimento al sito della Bodleia, è un'edizione. È stato creato in questi anni, vi è una data limite inferiore e data limite superiore. È stato possibile indicare il proprietario, quindi Sir Gore Ashley, fino al 1850, precedentemente era del sultano Ibrahim. Dopo il 1850 è entrato nelle collezioni della biblioteca della Bodleian Library ed è indicato qui. Sì. Vi sono poi una serie di informazioni sul numero di pagine, la lingua, l'autore. È un'edizione di quest'opera, è un esemplare di questa edizione. Appartiene appunto alla Bodleian Library, vi è un numero di inventario, è stato prodotto a Shiraz. E perché vi ho fatto vedere proprio questo manoscritto? Perché questo item ha una storia, secondo me, singolare, ed è stata descritta dal Wikimediano in residenza andiamo un po' avanti.
della Bodleian Library, Martin Poulter, che ha portato avanti questo progetto di digitalizzazione dei dati, di pubblicazioni Wikidata dei dati delle biblioteche di Oxford, tra cui la Bodleian Library. Ecco, in questo post di cui vi ho messo qui il link, ci racconta come essenzialmente da un post sul blog della Bodleian Library, nella quale un collega bibliotecario dava la notizia che un manoscritto era stato digitalizzato e pubblicato sulla biblioteca digitale della Bodleian Library, prendendo essenzialmente i dati presenti in quel post, ha creato un item in Wikidata. Quindi cosa ha fatto? Non ha fatto altro che andare a prendere quelle informazioni e estrapolare da quelle informazioni dei dati strutturati, utilizzando quello stesso blog post poi come fonte, come riferimento per quei dati, per quelle asserzioni, e quindi ha potuto creare questo tipo di grafo, questa piccola sezione del Knowledge Graph che ci permette di mettere in relazione questo singolo item del manoscritto con la Bodleian Library, con il proprietario precedente, con l'autore, con l'opera principale, che ha una edizione presente anche in un'altra collezione, la collezione della Royal Society. Dunque, un esempio di come probabilmente in meno tempo di quello che è stato necessario per il collega scrivere un blog sul post, si è regalati alla comunità una serie di dati che sono andati a collegarsi tra di loro e ad arricchire il Knowledge Graph. Allora, io sono alle 17:35, quindi direi se Ale vuole prendere la parola. Io ho Sì, tanto. finito per questa parte, quindi No, di interrompo la con. condividere. Va bene, io tento di condividere lo schermo nel frattempo. Poi dopo, se ci sarà qualche minuto ancora, posso riprendere quelle slide per farle vedere proprio a volo d'uccello. Sì. Ecco qui. Dunque, io invece vi parlerò di tutto ciò che riguarda le pubblicazioni periodiche in Wikidata, il cui punto di riferimento è proprio il Wiki Project Periodicals. Andiamo subito direttamente sulla pagina del progetto. Questo progetto nasce nel 2013 con una serie di scopi, il cui il principale è sicuramente quello di mappare le proprietà esistenti relative alle pubblicazioni periodiche e soprattutto di crearne di nuove, utili proprio alla descrizione di queste risorse in tutte le loro peculiarità, anche per importare poi e collegare tutti i dati relativi a queste risorse presenti nei vari progetti Wikimedia. Pensiamo, ad esempio, agli articoli utilizzati come fonti nelle varie versioni linguistiche di Wikipedia, oppure basti pensare alle collezioni di periodici che ci ritroviamo, ad esempio, all'interno di Wikisource. Diciamo che lo sforzo poi degli ideatori del progetto è andato sintetizzandosi, come ci ha fatto vedere Tania nel Wiki Project Books, in queste tabelle che sono sicuramente dei punti di riferimento imprescindibili perché si approccia a questo tipo di progetto, a questo tipo di lavoro in Wikidata. Abbiamo visto che appunto nella prima parte abbiamo il titolo, il nome della proprietà con l'identificativo relativo, la tipologia di dato, una breve descrizione con il link alla proprietà stessa che ci permette in qualche modo di andare ad approfondire e quindi a comprendere al meglio come utilizzare questa proprietà e poi gli esempi e le proprietà inverse di cui vi ha parlato già precedentemente.
Tania. Vediamo che la proprietà prima più importante, ormai l'avrete imparato a conoscere insieme a noi, è l'istanza di, che ovviamente ci dà è fondamentale in quanto ci permette di capire in che classe si trova l'elemento che stiamo descrivendo. Quindi in questo caso noi abbiamo la possibilità di utilizzare il valore di rivista, ma che è quello sicuramente più generico, però possiamo tranquillamente utilizzare quelli ancora più specifici, come ad esempio rivista accademica, rivista scientifica, rivista letteraria e quant'altro, quindi utilizzare le sottoclassi del valore rivista proprio perché per andare a specificare quanto più possibile l'informazione. Oltre all'istanza di, ovviamente poi inizia la vera e propria descrizione dell'elemento rivista, quindi vediamo che possiamo inserire il titolo originale, quindi il luogo di pubblicazione, l'editore, l'agente creatore dell'opera, la lingua dell'opera in questo caso, un eventuale curatore editoriale, lo stampatore, il metodo di distribuzione, la data di fondazione della rivista, la data di scioglimento, la frequenza di pubblicazione, si può indicare anche se è un supplemento o meno di un'altra rivista, così come l'indicizzazione in uno strumento bibliografico specifico. Avete visto che per ognuno di essi, appunto, possiamo prendere come riferimento un esempio che ci fa comprendere sicuramente al meglio come utilizzare queste proprietà. Ancora possiamo inserire il logo della rivista attraverso il file multimediale che troviamo già caricato in Commons, possiamo andare a specificare la sede legale, il fondatore o il presidente della rivista, insomma sono veramente tante le informazioni che possiamo inserire in un elemento relativo alla rivista. Andiamo quindi a vedere in concreto l'item della rivista di Hive Studi. Vedete, come al solito abbiamo il titolo dell'elemento seguito dall'identificativo di Wikidata, segue poi il box dell'etichetta, ovviamente noi vediamo questo in lingua italiana, ma ci sono anche specificato anche in altre lingue. Poi abbiamo il vero e proprio corpo dell'elemento con le dichiarazioni, quindi l'istanza di rivista scientifica, di rivista accademica, abbiamo anche l'istanza di rivista d'accesso aperto con il qualificatore, vedete, con una data di inizio del 2012, quindi questo vi fa comprendere l'importanza dei qualificatori, perché ci permettono in qualche modo di andare a rendere, come vi dicevo, ancora più granulare, ancora più precise le informazioni che inseriamo all'interno di un item. Vediamo che c'è il logo di Hive Studi con l'immagine appunto tradotta da Commons, la data di fondazione, il paese, la sede legale che è Roma, il titolo in italiano, il sottotitolo, c'è anche una soggettazione, se anche diciamo piuttosto generale, quindi un'indicazione più che altro di un argomento principale, più che una soggettazione in termini più strettamente biblioteconomici. Vediamo che è stato preceduto e ha sostituito il bollettino AIB, che l'editore e l'Associazione Italiana Biblioteche. Vedete, nella maggior parte dei casi le dichiarazioni hanno un riferimento bibliografico che ci permette in qualche modo di comprendere la veridicità, la verificabilità più che altro di queste affermazioni. Quindi anche il luogo di pubblicazione, il paese di origine, la lingua dell'opera, anche il motore, il software su cui insiste, che è OJS, così come il sito web ufficiale a cui si può accedere direttamente, così come l'indirizzo feed. È specificata anche la licenza, che fino al 2012 era Creative Commons Attribution non commerciale senza derivati, e poi dal 2021 invece si è ampliata, si è aperta fino ad arrivare alla 4.0 internazionale. Abbiamo la specifica anche dello stato del copyright, quindi ovviamente tutto ciò che viene pubblicato è coperto da diritto d'autore.
si trova sulla focus list di un progetto Wikimedia, quale il nostro, e dopo vi mostrerò perché. Vi sono alcuni direttori dei periodici, quindi da Giovanni Di Domenico a Weston alla Chiara Fagiolani, e ci sono anche gli strumenti in cui gli indici all'interno dei quali Hybe Studio è indicizzata, quindi Scopus, DOAJ e Emerging Sources Citation Index, con una frequenza di pubblicazione espressa in mesi, e il catalogo. Segue ovviamente poi tutta la parte relativa agli identificativi. Vedete, anche in questo caso, grazie ai qualificatori, ci possiamo rendere possiamo come dire, renderci conto che questo è l'identificativo ISSN per quanto riguarda la distribuzione del testo a stampa, diverso ovviamente è quest'altro identificativo che invece riguarda la distribuzione online della rivista. E così via, insomma, così con tutti gli altri identificativi. Vedete che nella parte bassa della pagina possiamo vedere che Hybe Studio ha anche una voce nella Wikipedia in italiano. Molto interessante anche questa funzione, cioè la possibilità di vedere tutte le relazioni di questo item con item appunto relativi all'interno di Wikidata. Vedete che grazie a questa funzionalità noi vediamo appunto che segue il bollettino Hybe, ma soprattutto, cosa che mi è particolarmente cara, mi permette di comprendere tutti gli articoli che sono stati pubblicati in Hybe Studio, che ovviamente sono stati riversati poi, i cui dati sono stati riversati in Wikidata. Quindi ecco, io ho praticamente in una sola pagina una quantità, una ricchezza di informazioni veramente eccezionali. C'è ancora nell'ultima parte anche quest'altra proprietà, quindi è soggetto di questi due articoli relativi ad Hybe Studio. Ecco, che cosa ci ricorda questo item? Aspettate. Ecco, vi voglio far vedere. Sicuramente ci ricorda un po' le informazioni, la scheda che troviamo sul catalogo italiano dei periodici. Ovviamente le differenze sono tante. È chiaro che le funzioni degli strumenti sono assolutamente diverse, però vediamo subito che nell'item della rivista abbiamo una ricchezza di informazioni che non troviamo ovviamente in questa pagina, e soprattutto abbiamo una serie di relazioni che qui insomma sono, anche se presenti, sono però piuttosto scarse. Quindi questa è una differenza fondamentale. Lo stesso item, quindi la stessa ricchezza, la possiamo vedere anche su Reasonator, che è un altro, che è un visualizzatore dei dati presenti in Wikidata, che in qualche modo ci permette, voglio chiudere qualche finestra così, ecco, che ci permette di visualizzare le informazioni in una maniera sicuramente più accattivante. Vedete, cioè, i dati sono sempre gli stessi, però sicuramente è molto più facilmente leggibile, molto meglio presentato. Oltretutto c'è la possibilità di avere il QR code del Concept Cloud. Anche in questo caso è possibile poi andare a legarsi a tutti gli articoli pubblicati in Hybe Studio. C'è anche una linea del tempo, possiamo vedere quindi a seconda delle informazioni che abbiamo inserito in Wikidata appunto tutta la storia della rivista su questa linea del tempo, nonché anche nella parte inferiore vedete i media collegati. Quindi vediamo una grande ricchezza di queste informazioni. Oltre a Reasonator vi voglio mostrare un altro strumento che è sicuramente il migliore
per la visualizzazione delle risorse bibliografiche, ma più che solo la visualizzazione, in realtà questo strumento Scolia è veramente molto potente anche per le analisi insomma della letteratura professionale. Vi faccio vedere subito. Allora, questo è l'item della rivista CCD. Vediamo che, scusate perché mi escono delle funzionalità, vediamo insomma che è sicuramente un item ben curato, insomma è molto ricco, le informazioni anche in questo caso sono specificate molto bene, quindi si partiamo diciamo da questa ricchezza di informazioni che troviamo nell'item, ma la visualizzazione su Scolia ci permette di, come dire, di avere una visione, un'analisi della rivista veramente eccezionale dal mio punto di vista. Vediamo perché. Allora, prima di tutto cominciamo con una brevissima descrizione della rivista che viene, come dire, viene tradotta, insomma viene presa dalla Wikipedia in lingua inglese. Poi c'è un piccolo sommario. E cosa possiamo vedere grazie a Scolia? Prima di tutto abbiamo gli articoli pubblicati all'interno di CCD, secondo in ordine di pubblicazione, quindi questi sono i più recenti. Vediamo in questo caso il titolo e l'autore, vediamo ancora quali sono i topics, quindi ci sono ben 85 articoli il cui topic è metadata, sono i metadati, c'è anche l'esempio di un articolo specifico, ci sono le immagini di alcuni degli autori, c'è il conteggio degli iscritti degli autori, quindi vediamo che Smiraglia è il primo con ben 19 articoli pubblicati, c'è anche ovviamente un esempio di articolo che si può andare a vedere, c'è un grafico dei coautori, quindi anche questo ci serve, è molto utile a comprendere l'orizzonte culturale insomma di questa rivista. Poi ci sono gli articoli più citati, vedete c'è questo che è stato citato ben 18 volte, ad esempio all'interno di questo articolo, gli autori più citati. C'è anche la distribuzione rispetto. Ah, questo è un altro dato interessante, vedete ci sono le riviste più citate e diciamo che CCQ tende a, come dire, a citare molto se stessa, diciamo. Quindi vedete come in pochissimo riusciamo a renderci a fare un'analisi molto complessa della produzione scientifica relativa a questa rivista, anche rispetto ad esempio alla distribuzione del genere degli autori. Vediamo che abbiamo 54 uomini e 49 donne. Anche ulteriori informazioni sugli autori, come ad esempio i premi relativi a questi autori, quindi con una piccola descrizione. Ecco, questo ci permette così velocemente di renderci conto della forza di questi strumenti e ci fa comprendere anche l'importanza di arricchire Wikidata con una grande quantità di informazioni di qualità, perché maggiore sarà la qualità e la quantità di dati bibliografici su Wikidata, migliori saranno i risultati anche di analisi e di visualizzazione di questi strumenti. Scolia è molto interessante anche per la visualizzazione della produzione degli autori. Ho preso ad esempio Mauro Guerrini, vediamo come abbiamo la lista delle pubblicazioni, anche in questo caso presentate diciamo in ordine cronologico, vediamo, ci dà una serie di indicazioni, quindi non solo il titolo, che tipologia di articolo è, quante pagine, in quale rivista si trova e quali sono gli autori e i coautori. Qui vediamo il numero di pubblicazioni per anno, adesso si sta caricando, vediamo bianco perché si sta caricando, ma adesso chiudo qualcosa per far velocizzare.
Vediamo se ve lo riesco a mostrare. Ovviamente tutto questo si basa su una serie di query preimpostate che si trovano, di query preimpostate che appunto si trovano nel substrato di Scolia. Vedete, qui possiamo vedere il numero di pubblicazioni per anno, il numero di pagine scritte anzi pubblicate per anno, con una divisione anche rispetto alle varie opere, legate anche agli autori. Possiamo vedere quali sono i temi più battuti dal professore Guerrini. Possiamo vedere anche in questo caso, vedete, ci sono ben 14 articoli che hanno come soggetto la catalogazione, con un esempio che potremo ovviamente cliccare. Ci sono varie possibilità, insomma, di visualizzazioni e di matrici. Ci permette in questo caso anche di questa bubble chart, ci permette di vedere quali sono le riviste in cui Guerrini ha pubblicato maggiormente. Ancora con qua in questo caso il conteggio specifico. Quindi vediamo veramente che tipo di ricchezza di informazioni possiamo analizzare e vedere anche grazie, anche sul profilo di un autore. Vedete anche in questo caso il grafo dei coautori ci fa comprendere una serie di informazioni molto importanti, così anche l'orizzonte geografico delle collaborazioni del professore rispetto alle pubblicazioni. Insomma, quindi vediamo, veramente potremmo. Ovviamente qui poi viene presentato il tutto su una linea del tempo che potremmo scorrere. Quindi vediamo questo la potenza di questo strumento che è Scolia e quante informazioni possiamo ricavare, possiamo anzi visualizzare, analizzare partendo da ciò che abbiamo inserito e che inseriremo in Wikidata. A questo punto abbiamo parlato dei periodici in generale. A questo punto io direi di andare a vedere come si descrive un articolo, quindi un articolo di una rivista all'interno di Wikidata. Anche in questo caso il Wiki Project Periodicals ci dà delle indicazioni molto precise. Abbiamo l'istanza di articolo, ma anche questo è il valore più ampio, ma possiamo utilizzare le sottoclassi come ad esempio articolo scientifico, articolo accademico e quant'altro. Possiamo specificare l'autore con la proprietà P50, il titolo, il sottotitolo, la lingua dell'opera, la data di pubblicazione, il pubblicato in. Questa è una proprietà particolarmente importante, dopo vi farò vedere il perché. Anzi, in realtà già l'abbiamo visto, perché grazie a questa proprietà che leghiamo l'articolo alla rivista e tutti gli articoli di una rivista legati tra loro. Cioè, grazie a questa proprietà riusciamo a visualizzare tutti quei risultati in Scolia oppure a vedere, diciamo, le relazioni all'interno dell'item stesso. Quindi possiamo inserire il numero della pubblicazione, il volume della pubblicazione e l'identificativo DOI. Anche in questo caso andiamo a vedere direttamente un esempio. Vediamo questo l'item dell'articolo di Fiammetta Sabbia sulla terza missione comunicazione e biblioteche accademiche. Vediamo sempre lo stesso schema, quindi con il box delle descrizioni, l'istanza di articolo scientifico. Il titolo che ha come valore una stringa di testo, perdonatemi, non scende. Ecco qua. Vediamo che abbiamo specificato alcuni degli argomenti principali dell'articolo. Abbiamo specificato l'autore, abbiamo inserito la lingua, la data di pubblicazione, il testo disponibile all'indirizzo.
il volume del volume, il fascicolo della rivista, le pagine, il numero del il fascicolo, appunto, vi dicevo, della rivista e l'identificativo. È chiaro che poi da qui potremo andare direttamente al testo, grazie sia al testo completo disponibile all'indirizzo e grazie all'identificativo DOI. Quindi diciamo che anche in questo caso ci siamo resi conto che in effetti, diciamo, la cosa che forse più balza all'occhio è che cioè le proprietà indicate all'interno dei Wiki Project sono dei punti di riferimento da cui partire. Avrete notato sicuramente che sia nell'item di Hub Studi, sia nell'item dell'articolo che vi ho fatto appena vedere, ci sono sicuramente una serie di informazioni in più rispetto a quelle che troviamo nelle tabelle, sintetizzate nelle tabelle. Questo che significa? Significa che appunto dobbiamo partire da questi progetti come dei punti di riferimento, ma che poi dobbiamo trovare e cercare ulteriori proprietà per inserire tutte le informazioni notabili di cui abbiamo notizia, appunto. Concludo con una comunicazione più che altro, cioè vi ricordo che i colleghi, cioè il GVMAB e nello specifico Alessandra Amoi e Carlo Bianchini insieme ad Andrea Marchitelli stanno lavorando ad un progetto veramente interessantissimo sulle riviste di biblioteconomia. Da circa un anno. Questa è la pagina di progetto, quindi sicuramente potrete andare a documentarvi in autonomia, ma già vi anticipo che sicuramente si sta pensando di presentare questo progetto insomma, nei prossimi mesi, in uno degli incontri del GVMAB, in cui appunto i nostri colleghi ci spiegheranno sia lo scopo di questo progetto, ma anche e soprattutto, forse quello che ci interessa maggiormente, la metodologia, cioè qual è stato il flusso di lavoro che i colleghi hanno messo a punto, perché potrebbe sicuramente essere molto utile per tutti coloro che hanno il desiderio di portare avanti dei progetti del genere. Penso soprattutto a chi, ad esempio, tra noi bibliotecari, fa parte anche di redazioni di alcune riviste del nostro ambito e quindi a maggior ragione potrebbe in qualche modo mantenere il lavoro che hanno cominciato Alessandra, Carlo e Andrea. Qui vediamo velocemente lo stato di avanzamento dei lavori, vedete già la grande quantità di dati che sono stati inseriti dai colleghi, quindi le riviste, gli anni che sono stati inseriti in Wikidata, la fonte di questi dati e lo stato appunto di avanzamento dei lavori. Quindi se volete, ci sono anche delle query preimpostate che ci permettono di andare in qualche modo a seguire questo lavoro e che ci danno una serie di indicazioni proprio sull'orizzonte culturale, sull'orizzonte in cui si muove la nostra disciplina. Quindi con questo io ho concluso, quindi interrompo la condivisione dello schermo. Qui. Ok, benissimo. Mi sembra che in chat non ci sono domande. Spero un suggerimento di Camillo su come aggiustare quel problema Sì, infatti l'avevo relativo a letto. quel valore. Allora, tenendo conto, sono le 18:02, se ci volete fare delle domande, siamo qui a vostra disposizione, altrimenti passiamo la parola a Tania che ci mostra altri esempi relativi ai manoscritti, se non sbaglio, Sì, Tania.
Valentina ci dice interessanti le potenzialità per i manoscritti. Sì, se volete vi faccio vedere davvero velocemente. Ci metto 2 minuti. Queste pochissime slide che avevo preparato. Le vedete? Sì? Tania, Sì. sì. Sì, ok. Allora, avevo selezionato per voi due esempi che mi sono particolarmente cari. Sono molto perché molto belli, tutti e due di ambito anglosassone e perché anche comunicati benissimo. E i wikimediani che vi hanno lavorato sono dei wikimediani di grande talento perché sono stati molto bravi anche nella comunicazione. Il primo è questo della Biblioteca Nazionale del Galles, sicuramente lo conoscete per The Sum of All Welsh Literature, ma non solo quello. Questi sono tutti i progetti che hanno portato avanti. Vi è il dizionario biografico del Galles con delle timeline veramente interessanti che hanno poi costruito con Istropedia, l'archivio dei ritratti, delle biblioteche del Galles, dei paesaggi, eccetera. Particolarmente interessante è questo progetto sui manoscritti Peniart. Questi manoscritti sono una serie di una collezione di manoscritti, sono circa 500 conservati dalla Biblioteca Nazionale del Galles. I cui metadati sono stati tutti inseriti in Wikidata. Interessante notare come precedentemente a questo lavoro però di inserimento in Wikidata, Jason Evan, che è il curatore di questo progetto, ha tenuto a sottolineare come appunto questo lavoro è stato preceduto però da un grande lavoro di pulizia e di arricchimento dei dati, a sottolineare il fatto che dobbiamo sempre partire da un set di dati che sia pulito e che sia più ricco possibile. Una volta che abbiamo questo set di dati, possiamo poi lavorare speditamente in Wikidata e avere dei risultati veramente incredibili. E questo è uno di quei progetti di cui vi parlavo, che ha portato poi anche ad un arricchimento delle proprietà presenti in Wikidata per quello che riguarda la descrizione dei manoscritti. Questa è una visualizzazione in Istropedia. Istropedia, mentre prima lavorava solo, mi correggerete se sbaglio, sulle categorie di Wikipedia, oggi questo nuovo strumento lavora con i dati di Wikidata e in particolar modo sotto questa visualizzazione vi è una query fatta in Wikidata. E cosa è successo? E quindi è possibile visualizzare questi manoscritti per perché adesso sono andata forse troppo avanti nella linea del tempo. Per esempio scegliendo, filtrandoli per genere oppure per autore oppure per soggetto. Questo tipo di, sto cliccando troppe cose. Questo tipo di visualizzazione, appunto, è possibile perché tutti questi dati sono stati inseriti in Wikidata. Un'altra visualizzazione carina è questa con Krotos. Krotos è uno strumento che nasce per gli oggetti museali, ma funziona bene anche con questo, con le immagini delle digitalizzazioni provenienti dai manoscritti. Per esempio, non mi va più avanti. Ok, adesso sta aprendo Krotos, però io volevo andare avanti qui. Ok, Jason Evan ha curato tutta una serie di visualizzazioni molto carine che partono sempre da query però abbastanza semplici. Per esempio, ha voluto interrogare i dati relativi ai suoi manoscritti e visualizzare, per esempio, analizzare i dati rispetto alle lingue dei vari manoscritti presenti nella loro collezione. Oppure ancora vedere come le opere all'interno della collezione di manoscritti è organizzata per genere e per soggetto principale. Anche qui un'altra visualizzazione partendo dai dati ricavati da questa query che lui mette a disposizione in un post blog della Biblioteca Nazionale del Galles.
ancora vedere ogni manoscritto da quale opera è composta. Sappiamo che un manoscritto può contenere più opere, che un'opera può essere presente in più manoscritti, è ancora organizzata per tipo. Ho ancora fatto un grande lavoro sui copisti, individuando quali sono stati i copisti più prolifici, per esempio, mettendo anche in relazione quei copisti che avevano dei manoscritti in comune, diciamo. Ancora è riuscito a collegare due manoscritti appartenenti a collezioni diverse, quindi l'uno appartenente al Jesus College di Oxford, quindi qui ci riporta al progetto di Oxford di cui avevamo parlato prima, e uno conservato dalla Biblioteca Nazionale del Galles, appunto è riuscito a collegarli finalmente proprio grazie alla loro descrizione in Wikidata, e questa è un'immagine dell'entity graph di questo manoscritto presente in due copie, l'uno conservato presso la Biblioteca Nazionale del Galles, l'altro conservato presso Oxford. Di Oxford abbiamo parlato prima quando abbiamo parlato di Martin Pulter, anche qui vi invito ad informarvi, ecco, ad interessarvi di quest'altro progetto, un altro wikimediano in residenza particolarmente bravo, e bravo anche soprattutto a comunicare il lavoro. Queste sono le raccolte della Bodleian Library caricate in Wikidata e visualizzate ancora una volta con Istropedia, visualizzate in Krotos, e questo è quello che vi dicevo prima, quindi quella cosa particolarmente simpatica di riuscire a tradurre un post in un blog, il post del blog era questo, in quell'item di Wikidata che abbiamo visto prima, prendendo dunque tutte le informazioni e tutti i dati presenti in questo post. E quindi questa mi sembra che sia la mia ultima slide, avevo messo alcune indicazioni appunto per approfondire, era appunto era qualche idea che volevo dare. A questo sicuramente manca un altro progetto interessante, è quello della Biblioteca Nazionale Olandese, che anche ha lavorato molto sui manoscritti ed è anche molto ben dettagliato in Wikidata. Sicuramente, ecco, lavorare su delle piccole collezioni di opere particolarmente rilevanti ci aiuta, è proprio il tipo di lavoro ideale da fare in Wikidata. Ok, quindi aspettiamo se c'è qualche domanda, e altrimenti possiamo chiudere. Non so se Carlo. Io non ho domande, anche perché la presentazione è stata chiarissima, ben organizzata. Io penso che sia stato veramente tutto molto chiaro. E abbiamo visto delle cose, molte cose, veramente molte cose, ma in modo chiaro. Cioè, penso che il panorama sia assolutamente completo. Quindi, ecco, e conferma anche Chiara che è stato veramente, secondo me, è stato tutto chiarissimo, insomma. Io ringrazio anche per la pubblicità che è stata fatta al nostro progetto e anche per il lancio della presentazione che faremo, insomma, con Alessandra, spero, e Andrea, se vorrà venire. Allora, Alessio ci chiede se può avere i riferimenti dell'intervento. Noi possiamo inviare le slide in lista? Per me va benissimo. Carlo, che dici? Possiamo Certo, farlo? Ok. si possono mettere le slide in lista o eventualmente se volete, anche, no, cioè, possiamo metterle anche sulla pagina, ma Ah, decidete voi sì, come pubblicare. giusto, Insomma. sì. Va bene, sì. Va bene. Comunque intanto puoi metterla, Tania, puoi darlo in lista e poi eventualmente ci pensiamo, insomma, ci mettiamo d'accordo. Va bene. Vedo che confermano tutti che è stato molto chiaro, per quello che non ci sono domande. Ci sono molti complimenti, ma nessuna domanda. Grazie a voi. Grazie di cuore. Bene. Bene, vi ringrazio tantissimo per la presentazione e allora penso che sarà altrettanto interessante vedere la working hour. Sì, Ci rivediamo sì. Sì, prossimamente, ecco, anche Tiziana Possemato.
Scrive bravissime, quindi Grazie, questo grazie. punto Cosa dire di più a questo punto? esatto, non si può avere di più di così. Infatti. Bene, grazie a tutti per la partecipazione, grazie ancora a Tania Alessandra e arrivederci alla Working Hour. Arrivederci, a presto. Arrivederci.